Un suicidio attuato con un potente barbiturico, un macchinario ad hoc, accanto a sé un medico. Muore così Federico Carboni, 44 anni, tetraplegico da 11, in seguito a un incidente stradale. E tutti noi della stampa, ma anche il mondo scientifico, parla del primo suicidio assistito in Italia. In realtà si riapre un dibattito che non è mai stato definitivamente chiuso su di un percorso ancora a metà. Questa legge votata alla Camera sui fine vita è rimasta ferma al Senato, mentre le cure palliative, di cui tante volte parliamo in queste nostre pubblicazioni, divenute legge all'unanimità fin dal 2010, finora hanno avuto scarsa attuazione a causa della carenza di fondi, anche se per la Corte Costituzionale sono un passaggio fondamentale. È importante dire questo perché parliamo di tutto ciò oggi con l'oncologo Marco Maltoni, che è direttore della rete cure palliative dell'ASL Romagna ed è presidente dell'associazione Sul Sentiero di Sicily per le cure palliative. Gli daremo la parola subito dopo la sigla e sarà importante riflettere sulle sue parole. Allora, dottor Maltoni, le do il benvenuto. Benvenuto in puntata in trasmissione. Il tema è delicato, ci affidiamo molto alle sue riflessioni. Ancora benvenuto. Grazie, grazie mille. Allora, senta, questo suicidio attuato, si diceva non nelle modalità previste da una legge che ancora non c'è. Insomma, come inquadrerebbe lei quello che da tutti è stato definito il primo suicidio assistito in Italia? Con qualche dubbio, evidentemente, al riguardo. Mi permetto, intanto grazie tanto per l'invito, mi permetto di fare due brevissime premesse. La prima è questa, dico soprattutto a me stesso e a tutti quelli che ci ascoltano che parlare di queste situazioni così di grande sofferenza deve, comunque uno la pensi, come dire, suscitare un grande rispetto, una grande pacatezza e una, se si può, una riflessione scevra da pregiudizi. E questo lo dico anche a me stesso, perché uno mentre parla qua a sedere o scrive per un articolo di giornale è diverso che stare in una determinata situazione. Condivido, dottor Maltoni, in pieno, condivido. Ecco, non è, come dire, non è né retorico né un pro forma, ma vorrei proprio essere così. Dall'altra parte, le dico che la ringrazio per l'invito, anche se appunto io vorrei essere individuato come un esperto di cure palliative, non come un esperto di morte volontaria medicalmente assistita. Perché dico che le due cose non necessariamente, anzi nella mia visione, non devono andare di pari passo, proprio perché la fondatrice delle cure palliative moderne, questa infermiera inglese che nel 67 fondò il movimento cure palliative, diceva proprio che la caratteristica delle cure palliative è quella di prendersi cura e nell'ottica del prendersi cura la morte volontaria medicalmente assistita non era da lei prevista e anzi in qualche modo pensava che potesse essere, costituire un rischio, cioè non essere, come dire, a prezzo zero, cioè a favore di alcuni senza che altri ne risentissero, ma che le persone grandemente fragili in qualche modo fossero un pochino, corressero il rischio di essere un pochino visti in modo svalutato dalla mentalità della società che cambiava nel senso di una accettazione della morte volontaria medicalmente assistita. Quindi, comunque andrà la legislazione, io penso che senz'altro andrà avanti, le cure palliative, a nostro modo di vedere, non sono un ambito privilegiato per questa manovra, anzi sono l'ambito che forse
più è lontana. Sento, per dottor quanto... Maltoni, adesso le permetterò di entrare nel merito, però mi permetta di fare soltanto una sottolineatura che dà anche il senso a questa nostra pubblicazione e a questa riflessione, perché va rispettata comunque una fine tragica come quella che ho all'inizio sintetizzato. Devono essere poste delle domande su cosa va fatto perché vicende simili non debbano ripetersi, e soprattutto io credo, ma lo dico, sa, da anche ex capo ufficio stampa di un'azienda sanitaria che per 20 anni ho visto trattare anche questi temi, i cittadini sono abbastanza disorientati, non comprendono bene, non è che conoscono bene anche gli affondi di leggi che non sono del tutto leggi, ecco, quindi la riflessione a largo raggio va fatta anche per questi motivi, è d'accordo con me? Assolutamente, assolutamente. Una primissima tappa che penso sia comune a qualunque approccio è quella di informare, quella di far conoscere, se possibile entrare anche in qualche dettaglio per far capire le sfumature delle situazioni diverse. È chiaro che bisognerebbe essere intanto, e questo speriamo che tutti lo siamo e diamo la buona fede a tutti di essere onesti intellettualmente, ma anche in grado di rendere, come dire, divulgativo nel senso buono del termine, un qualcosa che a volte non è così semplice. Ecco, questo senza dubbio, ma intanto noi credo che faremmo una grande opera se mettessimo qualche informazione congrua e concreta e sintetica e semplice su quello che la legge al momento dice. C'è questa sentenza, la 242 cappato di Fabio del 2019, che tutti abbiamo imparato a conoscere, che impedisce di praticare qualunque suicidio assistito con gli strumenti personali del servizio sanitario, ad esempio. Ecco, lei cosa pensa di questo? Allora, questo è un punto molto specifico e credo peraltro che la legge in discussione in Senato, che è appena passata alla Camera, su questo punto, nei pro e nei contro, nel bene e nel male, sia diversa. Faccio una brevissima cronistoria, ma molto, molto rapida. In occasione della situazione del DJ Fabo, che a mio modesto parere poteva anche essere risolta nella scia della legge 219 del 2017, cioè interrompendo un supporto vitale artificiale e procedendo con una sedazione nel caso in cui ci fossero dei disturbi severi. Però il DJ Fabo disse: no, a me questa soluzione non va bene per due motivi. Uno, che temo che la sedazione non mi controlli i dolori, le contratture dolorose, e io da palliativista posso dire che la sedazione è in grado di controllare le contratture dolorose, ma soprattutto non vorrei che la mia famiglia mi vedesse 5, 6, 7 giorni in coma, diciamo così. E forse c'era anche una componente, diciamo così, chiamiamola filosofica, ecco, non so come dire, sì, per una affermazione di un'autodeterminazione piena e totale e estrema. Quindi è andato in Svizzera, accompagnato da Marco Cappato, eccetera, eccetera, e la Corte Costituzionale ha detto: partiamo da quella situazione, vogliamo dire particolare, ben precisa, e costruiamo un'ordinanza su misura di quella situazione clinica, che era in particolare una persona non in fase di terminalità, quindi una sofferenza, chiamiamola cronica, ma non di una malattia inguaribile evolutiva a breve, e questo è già, insomma, un punto su cui discutere, ma comunque proseguita per una artificialità o di respiro o di nutrizione, eccetera. E quindi l'ordinanza della consulta della Corte Costituzionale prima diceva al Parlamento: in un anno fate qualcosa. Il Parlamento non è stato in grado di non fare qualcosa, è diventato un'ordinanza, quindi con una sua, chiamiamola, cogenza, sempre costruita su quella situazione. Io penso sinceramente che la consulta abbia cercato di tener conto di tante visioni,
Ecco, il punto che lei sotto, e quindi però nel frattempo il Parlamento, almeno alla Camera, ha prodotto qualcosa su quella falsa linea, adesso al Senato dovrebbe continuare a produrre qualcosa, non so su quale, su quella falsa linea che a me sembra, diciamo, un compromesso accettabile, però cioè accettabile, chiaro, in cui tutti devono rinunciare a qualcosa, però ecco, sul fatto che l'ordinanza dicesse non il Servizio Sanitario Nazionale e la legge in discussione invece probabilmente dirà sia il Servizio Sanitario Nazionale, devo essere sincero con lei, guardi, non ho le idee chiare, nel senso che da una parte, no, da una, perché ci sono dei pro e dei contro da pesare, da una parte io concordo che una situazione così è una situazione, come dire, non voglio dire segreta, ma intima, cioè personale, per cui ci sta che con certe garanzie possa essere organizzata da un gruppo, diciamo, vicino a quella persona che, non riuscendo più a far fronte alla sofferenza, in una disperazione che avrebbe condotto al suicidio, forse, non potendo essere condotta in quel senso, ci si organizza in privato. L'altro, e quindi senza far sì che lo Stato consideri, come dire, un diritto o un valore questo percorso. Dall'altra parte, il rischio che nel privato non ci sia solo chi fa questa cosa, passatemi in termini, in modo condiviso filosoficamente o ideale, eccetera, ma ci possa essere, come per esempio, purtroppo credo che almeno in parte in Svizzera sia una ricaduta economica importante, probabilmente il fatto di affidarla al Servizio Sanitario Nazionale è in qualche modo una cautela per evitare appunto degli interessi, ecco, degli interessi. È chiaro che affidarlo al Servizio Sanitario Nazionale vuol dire lo Stato crede che questa sia una soluzione non solo perseguibile, ma anche un diritto di alcuni che diventa un dovere di altri, che diventa un dovere dei medici. Quindi le dico sinceramente che non ho una risposta a questa domanda Ecco, difficile. però va detto, dottor Maltoni, lei è oncologo e quindi queste cose le sa bene, che viene prevista l'obiezione di coscienza. Mentre lei, giustamente da palliativista, dice che la sedazione palliativa è nata per curare, sono parole sue, e non per far morire. E questo l'ho sempre sentito dire da medici palliativisti. Come se ne esce, dottor Maltoni? Come se ne esce? Perché il nostro è un paese che ancora nega, e lei lo sa bene, a troppi un vero accesso a cure adeguate come possono essere le palliative, o sbaglio? Ecco, guardi, su questo la ringrazio proprio della domanda che mi fa, perché accenno un attimo al fatto che assolutamente l'obiezione di coscienza è un punto, direi, a qualunque prospettiva non ideologicamente esasperata, un punto Certo. irrinunciabile. E è importante anche che non venga identificata una professionalità ad hoc, cioè che non vengano individuati i palliativisti o gli anestesisti, eccetera, ma che l'organizzazione sanitaria individui dei percorsi da medici che non fanno obiezione e che in qualche modo vedono in questo percorso, pesando i pro e i contro, dei motivi per rimanerci dentro. Dopodiché è importante, a mio parere, che il palliativista entri nella proposta, mi passi il termine, dissuasoria, cioè che in qualche modo dica: ma siamo sicuri che in tutta Italia ci sono delle cure palliative sistematicamente organizzate, dove c'è un livello basico, ma c'è anche un livello specialistico, dove per esempio stanno arrivando all'università, i giovani le stanno imparando, in modo che ci sia un corpo di conoscenze sempre più ampio, ma dove alcuni ne facciano di grande qualità, dedicato a tempo pieno, facendo anche ricerca. Ecco, quando le normative prevedono lo sviluppo delle cure palliative a iso risorse, pur riconoscendo che del cammino è stato fatto, ecco, se in un posto devono, come dire, sono costretti o preferiscono scegliere fra il neurochirurgo e il palliativista,
è probabile che in quel posto vada avanti la neurochirurgia. Certo, ma oggi come oggi, dottor Maltoni, mi perdoni, quando e a chi si offrono le cure palliative? Diciamolo con chiarezza. Sì, diciamo che c'è stato un percorso culturale alla quale faticosamente arrancando va dietro anche l'organizzazione sanitaria. Il percorso culturale ha due consapevolezze. Uno, che non è più, come dire, sufficiente la cura palliativa di fine vita, ma è possibile, è necessaria anche la cura palliativa precoce. Poi su questo precoce ci si può discutere a lungo, ma comunque è un percorso che viene posto in atto in una continuità nel tempo. E secondo punto irrinunciabile, che non riguarda più solo i pazienti oncologici affetti da patologie inguaribili evolutiva oncologica, ma anche pazienti che abbiano altre patologie inguaribili evolutive, per esempio patologie neurologiche o il grande anziano con la demenza, o anche non anziano purtroppo, e quindi altri tipi di patologie. Ora, questa è una consapevolezza culturale che si è divulgata sempre più. Dal punto di vista organizzativo, siamo sicuri che dappertutto ci sono i LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza di cure palliative, cioè l'ambulatorio, la consulenza in ospedale, l'hospice, la struttura residenziale, e i due livelli di domiciliare, quello più basico e quello più specialistico, che dappertutto l'ente pubblico o anche il privato sociale accreditato e verificato può offrire questi quattro nodi. Ecco, io su questo ho qualche perplessità. Lei sa bene, dottor Maltoni, che le cure palliative sono sì il percorso che lei ha illustrato. Quale percorso mantiene la cosiddetta proporzionalità quanto più è possibile secondo le scelte del paziente, no? Ed è già stato questo un gran passo in avanti, secondo me. Però la gente comune, chi ci sta ascoltando in questo momento, chi magari è passato attraverso anch'egli un percorso di sofferenza fisica, psichica, sociale, anche spirituale, visto che lei ha citato anche la spiritualità, si chiede: ma quando davvero si sa che non servono più, a quel punto cosa si fa per stare in pace anche con la propria coscienza? Prendo quel che ho detto all'inizio, cioè il fatto di avere una consapevolezza che le cure palliative, a mio parere, sono essenziali. Non mi porta a giudicare ciò che accade in certe situazioni molto particolari. Certo che io non credo che vi sia, come dire, un accanimento palliativo, cioè io non credo che vi siano delle situazioni nelle quali le cure palliative diventano un'attenzione eccessiva ai sintomi, agli aspetti sociali, agli aspetti psicologici, eccetera. Dico che le cure palliative non sono, come dire, l'ambito adatto per continuare un percorso di quel tipo. Cioè, io posso offrire tutto, verificare se questa persona ha provato le cure palliative, e a mio parere non basterebbe dire rifiutarle senza averle provate. Cioè, per me un passaggio in cure palliative sarebbe necessario. Dopodiché, una volta accompagnato, una volta verificato questo, se la normativa... Io racconto un'esperienza. Prima della normativa che arriverà in Italia, in hospice sono passate, negli hospice italiani, Emiliano-Romagnoli in particolare, delle persone che avevano già programmato il viaggio in Svizzera. Queste persone che avevano programmato il viaggio in Svizzera hanno dovuto aspettare 10, 12, 15 giorni. Quando è stato il momento di andare, non sono andati. Ecco, io questa è un'esperienza che porto. Dopodiché, le migliori cure palliative, in presenza di una normativa che consente la morte volontaria medicalmente assistita, la azzerano? Probabilmente no, non la azzererebbero, ma di sicuro ci sarebbe una, come dire, un ridimensionamento notevole.
Dottor Maltone, io la ringrazio. Dobbiamo chiudere a questo punto, ma mi pare che le riflessioni che abbiamo fatto siano più che sufficienti per far capire, se ancora ce ne fosse bisogno, come questo tema vada affrontato con grande, grande attenzione, anche se le sue parole mi soddisfano quando prima ha detto il percorso che la stessa legge sta intraprendendo sembrerebbe tener conto di tutto questo, al di là di ideologie, di strumenti o altro. Qua si deve guardare all'uomo, come lei, come oncologo da sempre fa, peraltro. La ringrazio intanto. Se avessimo bisogno di tornare sull'argomento, so a chi rivolgermi, va bene? Grazie mille. Un'altra volta faremo un piccolo affondo sulla sedazione, ma poi ne riparleremo. Va bene, grazie finite e davvero buon lavoro, dottor Maltone. Buongiorno. Grazie, arrivederci. E ringrazio anch'io voi per l'ascolto e l'attenzione. Alla prossima, domani, immancabilmente.